Holy craps, bitches, quanti ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il 27° episodio di mio Let's Play Pokémon Rubino 2. Allora, in questo 27° episodio, uno degli ultimi, proverò a catturare Groudon e Kyogre. Con questa squadra, diciamo che dovrebbe andar bene. Tra l'altro guardate Noivern che non salta lo sprite, solo però quando ci si va sopra. Per carità di Dio, è fatto benissimo lo sprite, ma comunque. Allora, ho fatto scorta di Ball, avete visto. E direi di partire, ragazzi. Allora, io ho Flash, per cui mi facilito subito la cosa. Ah, sì, proprio tanto me la facilito. No, beh, in realtà si vede la differenza. Allora, andiamo. No, era giusto di qua. Ah, beh, sì, giusto, i Pokémon selvatici ci sono. Allora, io direi di partire con il più difficile, Groudon, perché contro Kyogre utilizzerò le Rete Ball come non ci fosse un domani. Quindi, io non mi ricordo, gli altri due save state li ho fatti qui, perfetto, sicché non cambia tanto. Allora, ragazzi, mi sbaglio, ho chiuso gli occhi, Groudon? No, no, mi sbaglio, allora. Adesso alzerò il volume perché sarà una cosa epica, e ho intenzione di utilizzare Surf di Vaporeon, visto che c'è la siccità che mi indebolisce le mosse di tipo acqua. Direi di cominciare, ragazzi. Appare Groudon selvatico. Vai Vaporeon. Peccato che la musica è quella lì normale. Volevo una musica più epica. Allora faccio due save state. Partiamo con un surf che fa troppo male. Quindi ora procederei con cascata. E poi con un secondo surf. Perfetto. E ora vai di Ultra Ball. Ok, non mi fai niente con eruzione. Abisso, ma tanto sono incolume. Ok. Andiamo. Solo a raggio. Questa è una cosa molto pericolosa. Devo utilizzare le iperpozioni quando è necessario. Ecco, questo è un problema. Beh, penso di aver capito che la combinazione è cascata e surf. A meno che di max damage e critici. Faccio ogni tanto dei save state, ragazzi. Ok, vai. Ultra Ball. Non ci sto credendo. Con l'iperpozione adesso recupero quasi 200 PS giusti. Quindi tanto vale. Ok. Ricordarsi quanti PPI iperpozione, certo. Riposo. Allora, solo a raggio dovrebbe averne 10. Abisso 5, eruzione 5. Ma riposo una 20. Ragazzi, non vorrei dire una stupidaggine. Non ho nessuno che ha riposo, per cui. Ok, faccio un save state sulla slot 3. Perfetto. Ultra Ball, continuiamo. 2, ok. Ancora riposo, cazzo. Perdonatemi se faccio tutt'uno che velocizzare, ma ne ho bisogno. Sì, devo dire che è un'ottima cosa questa. Cazzo, però non puoi svegliarti e andare subito a dormire. Mamma mia. È presto ancora. Cioè, nel senso, praticamente, ragazzi, una cosa devo dirvi. Sto facendo questo video di mattina. Perché sono sveglio di mattina? Perché ho fatto la terza guida oggi a patente. E sta andando tutto sommato abbastanza bene. Abisso, tanto avrà sempre poca probabilità abisso. In questo caso avrà la probabilità del 21%. Questo mi ha fatto male, questo. Solo a raggio. Altra iperpozione. Non posso neanche installarlo con le timer ball. Cioè per le timer ball più che altro. Cazzo. Sta diventando un problema. Ok, mi fa ancora di meno. Niente. Quando utilizzerà scontro sarà un bel problema, ragazzi. A occhio e croce dovrebbe avere ancora un sacco di abissi, stavo per dire, di riposi, dai. Ecco, ne ha già usato un altro. No, cosa sto facendo? No, cosa sto facendo? Ok. Vai con un surf. Questa è la mossa, sembra essere la mossa vincente per mandare la vita rossa. Aia. Infatti, ancora riposo ha usato. Non è per niente bene, ragazzi. Cazzo, l'ho one-shottato. Devo ricaricare per forza la slot, ragazzi.
Non me ne vogliate. No, un attimo. Cos'è successo? È un bug? Ha usato riposo e non si è curato. Ah no, stava già dormendo, ok, scusate. Per un pelo, ok. Eruzione. Perdonatemi se ho dovuto... Ah, crittato con eruzione, lol. Perdonatemi se ho ricaricato la slot, ragazzi, ma non posso one-shottarlo. Perché ero su gelo raggio? Ok. Che poi devo vedere, allora, sull'F1 sono qua. Sull'F2 sono all'inizio, sull'F3 sono qui. Ok, sì, ho un po' di slot ad minchia. Merda. Ok. C'è un PS... Ah no, due me ne ha tolti, strano. Sto morendo di fame, ragazzi, voi non potete capire. C'ho un pacchetto di gallette di mais qui vicino a me. Che mi fa... Mi stanno chiamando. Madonna, devo mangiarle subito. Ho la colina in bocca. Non ho fatto colazione, io non faccio mai colazione. Ok. Sì, sono le 11:12. Io starei ancora dormendo a quell'ora. Di solito. No, cosa sto facendo? Vai. Cazzo, sei difficile, Grondon, ragazzi. Ho un occhio, ho l'occhio sinistro che continua a farmi a muoversi da solo. Ho il tic praticamente, ho un tic che si muove da solo l'occhio. Mi dà un fastidio. Ok, stavo per fare un save state, non so perché. Vai. Ancora. Che palle però. Ok, altre per pozione. Sarà tanto difficile sta cattura, ragazzi. Mi sa sì che ci metterò un episodio intero. Finché non la smetto di usarmi sulla raggio e di farmi malissimo. Quello era un brutto colpo, non l'ho neanche visto. No, fermo. Ok. Vai. Ok. Madonna santa. Allora, se non mi ricordo male, la Ultra Ball ha il catch rate di 2. Il catch rate. L'efficacia, perché il catch rate è quello che hanno i Pokémon. Ovvero Groudon lo ha di 3, il più basso di tutti. Ha praticamente, come si può dire, funziona per 2. Una Ultra Ball, Pokéball funziona per 1. Una Mega Ball per 1,5. E una Ultra Ball per 2. La Rete Ball dovrebbe essere per 3,5 o 4. Per farvi capire. Non la gara. Per farvi capire la differenza dopo con Kyogre. Ecco, adesso gli ho fatto tanto male. E farei un save state sulla slot 2 perché, ecco, ho rischiato abbastanza. Non ci sto credendo. Donna santa. Lo sclero. Dai, non... Ok. Questa è buona, ragazzi. Me lo sento. Me lo sento che quella è buona. Non è vero mai, in realtà. Uno? Certo. Però c'era andato vicino, eh. Ok. Ok. Continuiamo, per favore. Ok, noto che ha preso un attimo a laggare. Perché devi laggare? Non lo so. Oh madonna, gli ho fatto un po' troppo male. Madonna, il pelo. Ragazzi, non so quanto ce la farò ancora. Cascata. Ok, si è ripreso. Sto tra l'altro esaurendo Surf. E anche cascata. Sì, ovvio. Madonna, madonna. Che cazzo sta succedendo? Scontro, merda. Ho l'ultima Ultra Ball, poi devo ricaricare per forza. L'ultima Ultra Ball. Certo. E io direi di caricare da qui. Surf. Dai, ho preso la prima slot, Dove ho ancora 45 Ultra Ball. Spero di non metterci tanto, ragazzi, perché volevo fare un episodio di massimo 20 minuti, sì, dai. Ho ancora un bel po' di PP, sia di cascata che di surf.
Ok. Ero sulle iperpozioni, mi ero un attimo bloccato. Abisso, ok. Forse riposo ne ha 15 di punti potenza, sapete. Era un brutto colpo quello. No, penso che il punto esclamativo fosse del... è super efficace. Abisso, perfetto, un'altra possibilità. Solo a raggio. Devo per forza curarmi. Devo ricurar... No, dai, non ce n'è bisogno. Posso reggere ancora un colpo. Anche più di uno, allora. Eh no. Sono sceso a vita rossa per la prima volta. Abisso, perfetto. Devo tenere d'occhio il cronometro, purtroppo. Riposo. Sono già 11 minuti, ragazzi. A meno che la cattura di... che palle. Ricarichiamo questa, dai. Madonna, il pelo ogni volta. Uffa, io non ce la posso fare, ragazzi. Non possono rendere le catture così difficili, però. C'è un minimo di ritegno. Al pelo ogni volta. Scontro, ok. Forse è meglio ricaricare una slot un po'... tipo la quarta. E vabbè, uso forza adesso. Ok, niente, c'ho quest'occhio sinistro che mi fa... non fa tutt'uno che un tremare. Ed è da quando guidavo che ce l'avevo. Poi chissà quando vedete questo video, ragazzi. Lo sto facendo, non vi dico neanche quando lo sto facendo. Però l'ultimo episodio voglio dirvi quando lo sto facendo, per farvi capire quanto tempo dopo lo vedrete. Poi magari ci metto un casino con Groudon e con Kyogre ci metto niente. Ecco, questa è pericolosa. Ok, devo aver fatto tipo min damage. Niente, ragazzi. Signore, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ha solo riposo. Sì, ha solo riposo, ragazzi. Mi sa che ha solo riposo. No, ancora abisso. Sono rimasto incolume. Niente. È tosta come cattura. Vabbè. Andiamo qui allora. No, cosa ho fatto? Surf. Eruzione. Continuiamo, ti prego. Non ce la posso fare però. Non me la puoi rendere così difficile. Dio santo, gli ho fatto un casino, gli ho fatto. Al pelo, infatti. Devo curarmi. Vabbè, però... e ci vorrebbe... com'è? Qual era quella mossa che non può utilizzare mosse di stato, il Pokémon? Mi sfugge il 9. Provocazione, non puoi usare due mosse... identiche. Mi sfugge il nome. Era proprio provocazione. Mi sfugge il nome. No, mi sfugge il nome. Il problema è che con riposo lui dorme 3 turni fissi, 2 di spreco per surf e cascata. E poi può attaccarmi quanto vuole. Sono già 14 minuti, ragazzi. Dubito che Kyogre sarà più facile. Il problema è che mi tocca ripetere l'episodio se non riesco a catturarlo in tempo. Perché voglio catturarli entrambi in un unico episodio. Per carità, a voi non vi cambia niente, sinceramente. Ma cambia a me. Anzi, cambia perché vedete... porca troia. Cambia perché vedete alla fine 2 Pokémon in un solo episodio. Smettila di crittare. Vai. Ci sto perdendo la pazienza, ragazzi. Groudon, sei un figlio di puttana, lasciatelo dire. Lasciatelo dire. Lasciatelo proprio dire. Ok, mi ero un attimo bloccato. Finalmente!
Il problema è che non voglio sovrascrivere tutte le slot, ma ne sovrascrivo solo due. Comunque, Groudon, Pokémon continente. La mitologia descriveva Groudon come colui che fa emergere le terre ed espandere i continenti. Questo Pokémon entrò in letargo dopo una lotta contro Kyogre che causò un cataclisma. E ora sbrighiamoci a prendere Kyogre, ragazzi. Solo che però cambio con Cacturn, sì. Bene, ragazzi, ho pochissimo tempo per catturare Kyogre. Io farei... allora, aspettate un attimo. Posso solo scrivere tranquillamente 4 slot, ma lasciandomi queste due dove devo ancora catturare Groudon. Quindi procediamo con Kyogre. Con la I. E sì che c'è anche scritto che è con la Y, Madonna Santa. Ah, sì, Cacturn, ti manca poca esperienza per salire di livello. Ora io non so che mossa fare, provo con un pugno spine. Gli faccio troppo male. E se facessi una finta... E un missi spillo... Ok, devo un attimo inquadrare che mossa usare. Sì, ok. Vai con le rete ball. Ok, Zampillo non può farmi più di tanto. Puro gelo, Zampillo, riposo. E ne ha fatti già due. E non è una mossa, ne ha fatti già due. Allora. Farei un pugno spine. E una finta. Vabbè, mi tocca mandare la vita gialla. Non posso più fargli più di così, purtroppo. E sdoppiatore! Hai capito? Ci va giù pesante. Vai. Rete Bolts. Potrei fare un missile spillo. No, ho sbagliato. Ok. Zampillo. Riposo di nuovo. Allora, utilizzare ogni volta semitraglia è un terno all'otto, praticamente. Ok, non farò mai più 5 missi spillo. Sappiatelo. Me la sono giocata così, cosa ho fatto l'unica volta. Zampillo, va benissimo. Sdoppiatore. Non mi curo ancora. Ora mi curo... Beh, perfetto. Sono all'inizio? Sì, sono all'inizio. Facciamo missi spillo, dai. E ora un'altra finta. Cioè un'altra, una finta. Due. Uno, riposo di nuovo. Pugno spine. Finta. Niente, sono costretto a lasciare la vita gialla. Pur sapendo che non è il massimo. Ok. Non so se con una seconda finta... Ci ho visto malissimo. Perfetto, ragazzi. Unico episodio, signore e signori. Unico episodio, catturati entrambi Groudon e Kyogre. Perfetto! Kyogre ha la capacità di creare enormi nubi temporalesche in modo da coprire il cielo totalmente e causare piogge torrenziali. Questo Pokémon ha salvato molte persone dalla siccità. Benissimo, ragazzi! Yes! Perfetto! Cosa sto facendo? Tra l'altro ogni volta che usciamo sentono sempre i suoni, quelli ton. Ok. Niente, ragazzi, io direi di andare a vedere la natura di entrambi i Pokémon. Di fare tutti i save state. Di volare direttamente a Iridopoli per risparmiare tempo. Curiamoci la squadra. Sposta. Vediamo un po'. Allora abbiamo Groudon con natura non male come natura. Per niente. Più difesa, meno attacco speciale. Sinceramente non è per niente male come natura. Kyogre ha lo stesso un'ottima natura. Meno attacco, più difesa. La sicura, più difesa. Sì, sono nature neutre, diciamo, ma vanno più che bene. Perfetto. E quindi, allora, potrei registrare un altri 2 minuti. Cos'è che posso fare? Ho visto che Cacturn gli manca poco per salire di livello. Quindi tanto vale che lo facciamo salire al 100. Andiamo, va.
Basta un Pokémon. Un Golbat. No, un Golbat. Ti pareva però. Tu cosa, le due finte. Più 4 in attacco. Statistiche finali sono queste. Non sono eccellenti, ma vanno bene. Seconda cosa. Mi serve forza. Nella vittoria ce l'ho, però mi serve anche spaccaroccia. Ora Tropius, cioè Noivern, può impararla? Non lo so, ma la può imparare, perfetto. Quindi gli cancellerei sintesi, dai. Quindi io prenderei il Fortunuovo e deposito Cacture Nomis. Meglio tenermelo un Pokémon al 100. Metto Tiranita, anzi mandiamo Vaporeon al 100. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. E noi ci vediamo con il prossimo episodio, che penso di registrare oggi, in quanto metterò subito questo qui a montare, così da avere la possibilità di registrarne un altro quando ha finito. Spero vi sia piaciuto. Come avevo previsto, Kyogre è stato molto più semplice di Groudon. Mi ha fatto sudare Groudon in una maniera assurda. E nulla, al prossimo episodio ragazzi, ciao a tutti.